Amici della RCM, buongiorno e salve a tutti. Eccoci a un nuovo appuntamento con un nuovo video. Era il 1993, mi trovavo a Sanremo per lavoro e incontrai un grandissimo uomo. Dico grande uomo perché personalmente è una grandissima persona, ma musicalmente è un gigante. Un gigante della musica italiana e mondiale. Eccolo che lo vediamo sul video, signori. Fio Zanotti, ciao Fio! Ciao, come stai? Come stai? Benissimo Fio, eccoci qua, mi fa un enorme piacere che tu hai concesso questa intervista brevissima perché so che sei impegnatissimo con una produzione e non voglio prenderti tanto tempo. Ecco, so che hai iniziato all'età di 4 anni, una piccola pennellata sulla tua carriera artistica. Ma guarda, è incredibile nel senso che io ascoltavo sempre la radio. E mio nonno Callisto, persona straordinaria, vedeva che io tutto il giorno ero attaccato a questa radio e battevo il tempo, perfettamente a tempo. La persona incredibile quale era, e quale è perché per me è ancora lì, al quarto compleanno mi regala un'armonica bocca. E io comincio a suonare dopo 10 minuti tutto ciò che ascoltavo. Ma ci picchia, lui rimase di stucco e anche, devo dire, il resto della famiglia non tanto, perché comunque si tratta di gente molto concreta, facevano i contadini, mio padre già lavorava nelle automobili, quindi quello che contava era il lavoro, la musica per loro era un gioco, insomma. Comunque mio nonno imperterrito, al quinto anno di compleanno, mi regalò la fisarmonica, che dopo 10 minuti, questo straordinario regalo, l'ho ancora in mente, grande così, verde, madreperla, suonavo ciò che suonavo con l'armonica a bocca e tutto ciò che sentivo. Poi mi sbatterono su un palcoscenico, diciamo dopo una settimana, e io cominciai a suonare e la gente rimase imperterrita. Cioè, per me era normale, capisci, perché avevo per fortuna questo dono, certo. Era come bere un bicchiere d'acqua, era normale suonare la fisarmonica. E da lì comincia un'avventura incredibile, comincia questo maestro Leonildo Marcheselli, il re della Filuzzi, del liscio bolognese, dice: io ti prenderei come allievo perché tu hai talento, parlo con i miei genitori, bene, proviamo, vediamo un po'. Però mio padre, come ti ho detto prima, non era molto dell'idea, perché lui vedeva il lavoro dove uno ci si sporca le mani, uno che non si sporca, che lavoro è, capisci? Non conta niente. Detto questo, mio padre compra un'auto rimessa ancora più grande, eccetera, eccetera, e arrivo a 10 anni facendo qualche già concerto in giro, qualcosina, qualche apparizione anche televisiva, solo per un fatto di fenomeno da baraccone, perché un bambino che suona la fisarmonica così giovane era un qualcosa di particolare. E a me infastidiva anche la cosa, perché mi avevano appioppato, diciamo, la nomea di bimbo prodigio. Ma che cosa vuol dire? Mettevano le mani addosso, mi dava fastidio, capisci? Io ero anche abbastanza restio nel ricevere questo tipo di complimenti e che la gente ti toccasse. E niente, a 10 anni mio padre compra un'auto rimessa ancora più grande e lì occorreva lavorare e io divento il miglior lavamacchine di Bologna. Comincio a fare il lavamacchine, tutto bene. Di sera, appena finivo di lavorare, prendevo in mano lo strumento che avevo in mano e cominciavo a risuonare. La passione era fortissima. C'è un altro problema. Comincio a giocare a calcio. E il calcio mi piaceva molto, giocavo anche mica male, capisci? Dico, ma tra me e me dicevo: ma se dovesse capitare, è meglio fare il calciatore o fare il musicista? Non si può sapere. La faccio breve. A 18 anni entro in un gruppo rock, si I chiamava i Judas, Judas. però dissi. A Bologna c'erano i Judas e i Pooh. I Pooh sono i Pooh e i Judas erano i Rolling Stones e i Pooh erano i Beatles, praticamente. Nei Pooh entra il mio amico fraterno Dodi Battaglia e io entro nei Judas, più o meno nello stesso tempo.
i Judas dicono: dai, anzi, questo 20 giorni prima, noi ti portiamo l'organo Vox, allora c'era l'organo Vox, nel tuo garage, se impari a suonarlo, visto che suoni la fisarmonica, noi ti prendiamo. Bellissimo. Io di giorno lavoravo, di notte studiavo, quindi avevo due occhi, le occhiaie non sono più sparite da allora. Detto questo, studio di notte, loro mi prendono. Io tocco il cielo con un dito, capito? Mio padre incazzato, nero, aia, qui succedono casini. E infatti andammo a fare un tour in giro e mio padre dovette prendere un operaio al posto mio, incazzato nero. Disse: no, 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 tu devi stare qui perché noi dobbiamo fare carriera con l'autorimessa, dobbiamo comprare tutto, insomma, ingrandirci. Per fortuna arriva il servizio militare. Quindi io, grazie al servizio militare in aeronautica, smetto la mia carriera di lavamacchine e di tastierista dei Judas e vado nei militari. Ecco, apro una piccola parentesi. Sì. Quando suonavo con i Judas, si suonava di sabato sera, però si giocava a calcio, io giocavo in promozione di domenica mattina. Caspita. Quindi tu capisci che finivo alle 4 di notte di suonare tra una cosa e l'altra, alle 8 mi svegliavo e alle 10 e mezzo ero in campo. Bellissimo. Dopo un quarto d'ora l'allenatore: Zanotti, cambio, si è finita la mia carriera calcistica. Bellissimo. Pensavo più a quella cosa. Ma nel frattempo l'arte veniva a te. L'arte prendeva, come è giusto che sia, il calcio non ha perso proprio nulla, di nulla, di nulla. Io sto ancora giocando, sono ancora in campo Infatti. con le varie nazionali, con le varie nazionali cantanti. A Esatto. Bologna ci sono diverse squadre straordinarie, i Bologna veterani, i famosi old boys, dove ci diciamo di tutto e poi si va a cena, eccetera, eccetera. Certo. Classico, non classico. Detto questo, voglio. Allora, faccio il servizio militare e lì ho modo di ragionare. Dico, siccome ero un autodidatta, o studio o ha ragione mio padre. Decido, effettivamente, siccome ero un autodidatta, di entrare in conservatorio tardissimo, a 21 anni. A Bologna, giusto, Fio? Pensa quanto tempo ho perso lavando le macchine, ci mancherebbe altro che è comunque una cosa che mi ha fatto benissimo, poi ti dirò perché. Entro in conservatorio e mi prendono per il rotto della cuffia, perché io ero già vecchio, a 21 anni, sai. Mi prendono e comincio a studiare. Aie, e qui partono le noie, perché mi rendo conto di quanto sia difficile. Io quello che faccio oggi volevo fare, quindi volevo scrivere per orchestra, volevo imparare l'armonia come si deve, volevo imparare come si dirige, insomma, tutte le cose che oggi per fortuna si fa. Ed è stata durissima, perché per i primi 4 anni non capivo nulla ed ero come un leone in gabbia, capito? Poi di colpo, dopo i 4 anni tremendi le prime nozioni di armonia. Cavolo, un giorno mi si apre, mi alzo, mi si apre la Un mente. mondo. Accipiti, ma allora ho capito, è una parola grossa. Però ho capito cosa voleva dire il mio grande maestro Ballotta, il maestro Moferini composizione, maestro Ballotta musica jazz, diciamo, e avevamo la big band al conservatorio. Faccio i primi arrangiamenti, Ballotta me li corregge e dice: bene, qui ci siamo. Poi, caso strano, arriva il primo lavoro in studio di registrazione, così, per meriti, perché passa parola, ed era la sigla del Motor Show di Bologna, il primo Motor Show. E io, impallinato di big band, scrivo per trombe, tromboni, sax, tutta la big band al completo, e viene fuori una cosa bella, con la ritmica moderna, così, Ballotta vide il compito e disse: ecco, vedi, adesso hai capito qualcosa.
tu fra un po' comincerai a lavorare e non ti fermi più, smetterai anche di studiare. E purtroppo ebbe ragione, perché dopo un attimo venne il primo lavoro importante, che fu Disco Bambina, che fu un grande successo, e lì cominciai effettivamente a lavorare giorno e notte, e sto ancora facendo come allora, ancora oggi è la stessa cosa. Il maestro Balotta disse: vedi, adesso un po' di cose le hai capite, tu comincerai a lavorare, smetterai di venire da me, farai buona musica, ma cerca di farla ancora meglio. Studia e fai veramente bene, capisci? E da lì si è aperto un mondo. E l'anno successivo poi Cicale, sempre con Dopo arriva Enter Paris. Cicale, esatto, dopo arriva Cicale. Poi un altro grande successo, poi si sparge la voce. Io abitavo più a Milano che a Bologna, e da lì arriva Lavanoni, arrivano i Pooh, Dodi, mio fratello di sangue. Praticamente eravamo bambini assieme, arrangio il disco di Dodi e Dodi mi fa entrare a far parte dei Pooh. Prendo il posto del grandissimo maestro Monaldi, che per me fu un sogno, capisci? Cioè, io vedevo questo grandissimo maestro a livelli mondiali dirigere, sapere come scriveva gli archi, come. E io prendo il suo posto, per me fu toccare il cielo con un dito, poi con i Pooh, figurati. Mamma mia. Venne fuori giorni infiniti. In quei 2 anni successe di tutto, perché io fui, tra virgolette, comprato dalla Baby Record, dal grandissimo Freddy Najjar. Freddy disse: vuoi lavorare con me per 2 anni? Tu sei mio per 2 anni. Dimmi quanto vuoi, però attento. Se firmi con me, se sei forte, vai al numero uno. Se non muori. E io gli dissi: allora firmo, è una sfida che accetto. Una grandissima responsabilità, Fio. In quei 2 anni successero cose meravigliose. Credo che lui mi pagò solo il primo giorno, perché il primo giorno feci Voulez-vous danser dei ricchi e poveri. E da lì è partito. Insomma, in quei 2 anni scrissi Catch the Fox, pezzo mio con Denaro, Denaro. che fu un grande successo dance. E successero tante cose, dai ricchi e poveri a mille cose. Lavorai con i Pooh, sotto la direzione di Freddy Najjar, cioè io ero della Baby Record. Per cortesia della Baby Record, Fio Zanotti fa l'arrangiatore dei Quando arrivò Loredana Bertè nella tua vita, Fio? Bravissimo, grande domanda. Addirittura arrivò prima. Arrivò appena finito Disco Bambina, perché io fui interpellato per fare la tournée col grandissimo Gianni Togni, oggi un altro mio amico fraterno. Allora, penso che mi diedero 25 milioni di lire, cioè le lire, per fare tutto quanto. Io ne spesi 37 nelle tastiere, quindi fu un ottimo, perché volevo essere, capito? Per comprare Poly Moog, Mini Moog, piano Fender, clavinet, praticamente avevo, che ho tuttora, tutte tastiere che ho ancora. Erano anche gli anni della Progressive in Italia col Moog. Esatto, perché io ho capito, venivo da quella scuola, la mia scuola era quella. Avevo degli strumenti straordinari che, come ripeto, ho ancora, furti a parte, perché il Poly Moog e il Mini Moog me lo rubarono, e pazienza. E allora feci questa grande tournée con Gianni Togni, che andò benissimo, e poi i musicisti furono chiamati anche da Loredana Bertè. E allora io li conobbi, la grandissima Loredana, che insomma, mi fece i complimenti e partì un'avventura. E poi ci trovammo dopo a fare i dischi assieme, e fu straordinario. Poi conobbi Mimì. Mimì. Mimì, io ho avuto l'onore di produrre l'ultimo disco, che è La musica che mi gira intorno. Bellissimo. Prima facemmo Stiamo come stiamo con Loredana e Mimì a Sanremo, che è un film da raccontare. Ci sarebbe da raccontare ore e ore solo su Stiamo come stiamo. Ci vorrebbe una settimana per poter raggruppare la tua carriera in un'intervista. Abbiamo pochi minuti perché tu hai subito dopo di me un artista in studio che è in produzione. Allora, arrivo al dunque. Sì.
insomma, poi gli artisti per fortuna si sono sommati, con i Pooh è nato un sodalizio meraviglioso, è arrivato De Gregori, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Senza pietà, senza ancora lo ricordi? stavo ascoltando prima e stavo entrando dentro gli arrangiamenti. Io parlo da fonico, tu sai che ci siamo conosciuti nel 93, tu hai diretto l'orchestra per NEC col brano In Te. Ecco, stavo ascoltando prima Senza pietà di Anna Oxa e stavo entrando dentro l'arrangiamento e dico questo: Fio è uno dei pochissimi direttori d'orchestra che rispetta le frequenze dei fonici, perché noi dobbiamo fare poi un gran lavoro per andare a separare quello che è la cassa con i contrabbassi. Sei un grande, perché avere capito questo lo fanno i fonici veramente quelli bravi. Vedi, infatti, anche oggi, e ti ringrazio di questa delucidazione che dai al pubblico, il segreto è proprio quello, è rispettare le frequenze, perché la voce deve essere qui in mezzo, il resto non deve romperle le palle, se no tu devi girare le manopole e fai dei danni per forza. Perché il suono perde, la voce perde, invece il segreto è proprio quello di mettere la voce in front e tutto deve essere attorno alla voce. Infatti, questo è il grande maestro Ballotta. Vedi, torno a quando mi diede la benedizione. Disse: vedi, figlio, questo è il pianoforte, questa è l'orchestra, qui c'è la voce, ci sono gli archi, il flauto, i legni, le percussioni, il pianoforte, la batteria, il basso, la chitarra. E questo è il disegno che lui mi fece. Fu una spiegazione talmente perfetta che io da lì capii che dovevo rispettare la voce e ebbi questo grande complimento anche da Fabrizio De André, che mi disse: tu sai rispettare la voce. E questo fu un grande complimento. È veramente pochi. A me piacerebbe tantissimo poter lavorare con te per maturare, perché sono sicuro che lavorando con un produttore come te, anche come fonico, potrei maturare tantissimo. Guarda, non mancherà l'occasione, vedrai che in qualche maniera faremo per poterlo fare. Benissimo. Fio, l'ultima pennellata, perché poi devi andare su Zucchero e Celentano. Zucchero, il primo merito va a Mogol. Va a Mogol perché disse: Fio, io non. Ti mando un giovane che mi sembra molto forte, vedi te cosa puoi fare. E io stavo arrangiando Gianni Toi, Giulia, mi ricordo ancora Sì. come fosse oggi. E mi mandano alla Maison Blanche a Modena, arriva Zucchero, con un Mercedes un po' così, con tutti i Rasta con la sua band di allora. Ciao Fio! Insomma, nasce un'amicizia immediata, perché era talmente forte, talmente simpatico. E mi fa sentire i suoi provini. C'era donne, per quella delusione in più, piccolo aiuto, Jimmy Jimmy. Io dissi: ma però mica male questo qua. Oh. E lui era già stato in America. Chiedo scusa, Prego, prego. chiamo dopo, sono in diretta. Grazie, ciao, scusa. Tiriamo via il telefonino. Giusto un minutino. E appunto, dunque, ho perso il filo conduttore. Zucchero, stavi raccontando che Mogol. Esatto. Allora, io ho, diciamo, l'intuito di capire che questo era forte, capisci? Mi trasferisco a Milano in Poligram, all'ultimo piano, a Cipicchia, mi ricordo, in via Regina Giovanna. E Zucchero era già stato in America, però era arrivato con metà disco, il disco non era finito. E Donne durava 7 minuti, insomma, un disastro, capisci? E non c'era né Pro Tools né Logic Eh sì. né niente. E io tagliai il nastro per fare un pezzo di 4 minuti. Mi inventai una struttura col grandissimo Bruno Malassombo, un altro fonico con due palle così, a divertirsi come dei pazzi. Fu una stesura, diciamo, inventata lì proprio a Milano,
E feci, mi ricordo, il percussionista per 2 giorni per mettere un po' le cose in bolla, e poi venne, insomma, praticamente mancava le chitarre, poi mancava il solo di sax, pa, pa, e chiamai Claudio Pascoli, cominciò a fare del jazz. Zucchero, mamma mia, che disastro! Dico, aspetta un attimo. Andai di là, scrissi pa 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 pa
lì venne il cerchio che a me piace tanto, il cerchio e donne, fu finito, arrivammo ultimi a Sanremo, o penultimi, roba del genere. Però dopo 6 mesi il disco era primo Eh sì, ovunque. eh. Quindi fu una bella Una vittoria, una grande opera. Sì. grande opera. Parliamo di Adriano. Il Conducero poi è stato, ancora oggi ci sentiamo, siamo amici fraterni. Ho avuto l'onore di dirigere la London Symphony Orchestra con lui, con tutti i più grandi artisti viventi praticamente. Sì, Ricordo che scrissi tutti gli arrangiamenti di Zubenko a tavolino, senza pianoforte, caspita. perché stavo lavorando con i Pooh. Arriviamo là, pum, era tutto perfetto, meno male. Tutto in testa. Certo. No, sai, senza pianoforte, perché non puoi suonare, Certo. quindi gli archi, le coce, c'erano dei pezzi belli con la London Symphony, poi figurati. Stupendo. Non c'era un errore, per fortuna andò tutto Alla grande. fantasticamente. Con Celentano capita questo. Ero a Sanremo con la grandissima Ivana Spagna, con Gente come Sì. me, altro grande successo, e ricevo la telefonata della straordinaria Claudia Amore. Dice: Fio, io vorrei incontrarti, ti devo parlare. Quale onore, dico, ci picchia, chissà cosa vorrà mai. Arrivo a Milano, praticamente ho fatto un colpo alla Fantozzi, capito? Lei ha appena finito la telefonata e ero già là, da Bologna a Milano, un colpo molto fantoziano. E arriva Celentano e mi dice: Ciao Zanolli. E si creò un rapporto di grande amicizia immediatamente. E facemmo il primo disco che era Arrivano gli uomini, che fu una bella botta. E da lì nacque questo sodalizio straordinario, cacci picchia. Arrivano gli uomini, poi finalmente arriva il disco del secolo, perché il disco più importante, anche fatto magari in questa nazione. Io non so parlare d'amore, che è stato il più grande Eh successo, sì, che siano i più grandi successi, quello e Claudio Baglioni, La vita è adesso, e quello sono i dischi più venduti in assoluto. Insomma, per farla breve, per arrivare alla fine, poi vennero dietro diversi spettacoli televisivi e altri 7 dischi fatti, ancora oggi ci sentiamo e ancora oggi facciamo progetti, quindi è una cosa straordinaria. Adriano è un ragazzo di 84 esatto. Esatto. anni. Il mio messaggio di augurio era: Ciao Adriano, ti faccio gli auguri per i tuoi 23 anni, gli altri restanti li festeggiamo più avanti. Bellissimo. Fio, io ti ringrazio per la tua enorme disponibilità, perché so che in questo momento sei carichissimo di impegni. Presto verrò a trovarti a Bologna nel tuo studio. Ti abbraccio, non ci sono parole per ringraziarti. Io ringrazio te, saluto la Sardegna che è un posto straordinario e vorrò venire quanto prima a trovare questa terra più unica che Sarai ospite a casa mia. Grazie Volentieri, grazie. a te, salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo dell'RCM e come al solito io dico sempre diamoci un taglio. Ciao Fio! Ciao, ciao, ciao a tutti.